Cari amici di Comodo Romania, buonasera. Da me, dal Fido Poldo, come potete vedere, e ci abbiamo anche qui Paride che è sdraiato comodamente sul tavolo. Questi ragazzi hanno deciso di fare il video con me, vedo che non si vogliono spostare in nessun modo. Va bene così. Di che cosa vi parlo ora? Vi parlo di un qualcosa di molto particolare, nonché molto raro. È un libro, apparentemente un libro anonimo. Un libro rilegato ad anelli con delle fotocopie e reca sul dorso una scritta Amiga PC. Che cosa sarà mai? Questo è molto interessante. È accompagnato, è originale Commodore, è accompagnato da una lettera dell'amico dei Vainì che mi affida questo volumetto e me ne racconta la storia. Quando Commodore comprò Amiga Inc., questo libro è datato 26 dicembre del 1984, nella primavera dell'85 arrivarono dei manuali in Commodore, dei grandi libri verdi che erano numerati e assegnati ad una serie limitata di persone perché contenevano tutte le specifiche del nuovo Commodore Amiga 1000. Questo qui è una fotocopia di quel libro verde che Dave fece uno dei primi giorni in cui lavorava in questo gruppo che si interessava di Amiga. L'ha fotocopiato tardi in ufficio interamente, contenente tutte le specifiche del nuovo Amiga 1000. Era un qualcosa di riservatissimo. Infatti potete vedere che all'interno diciamo, al di sotto delle pagine del libro c'è scritto Confidential Information Amiga Corp 1984, quindi qualcosa di assolutamente riservato. Ci sono tutte le specifiche, lo scrolling verticale, i play fields, si parla dei modi di operatività, si parla del copper, del blitter, di tutte le caratteristiche, come vedete qui, ecco qui, Confidential, Amiga Corporation, Santa Clara, e di tutte le caratteristiche che chiaramente riservatissime non devono essere rivelate all'esterno, caratteristiche che condurranno al rilascio al pubblico nel luglio del 1985 del Commodore Amiga 1000. Amiga 1000 che segnerà la svolta dell'informatica moderna e la prima macchina, il primo computer dotato di multitasking. Cari amici, un caro saluto, una buonissima serata e al prossimo video di Commodore Mania.